far supassi luoghi in Lutarro e Lornano, onde modi in un paese di Zevago. Qui ci compie una cinquantina d'abitanti tutta l'annata e manda a scontrare un porcaggio, Mimi Poggi, Osoviolo Jean Mathieu e un ipoghi di paesani. Beh, io sono venuto a suo mestiere perché mio babbo faceva suo mestiere. Boh, ne faceva ben o meno perché non se ne venne mica morire porchi. Facevo un paio, una ventenne di porchi. E quando li ho piantati a scuola a 18 anni, non avevo una volontà di voltare in paese a fare suo mestiere. E so quasi 40 anni che faccio suo mestiere. E c'è difficoltà, nemica faccio di tutti i giorni. Ma boh, quando si è appassionati, si faccio quantunque anche difficoltà. Boh, dopo tutto il mestiere, non è mica che vantaggi, c'è vantaggi e inconvenienti. Ma a parte un momento che faccio qualcosa che mi piace, vengo più a vantaggi che a inconvenienti. Notare, a persone che vuoi stare in un paese, non è mica una possibilità, a parte vai ai porchi, o vai ai legni, non è mica un luogo dove c'è chiosi per fare vacche, ma io ti giù una quindicina di vacche, ti giù qualche chiosi, ma mica muore, o più sui porchi. Ma non si può mica altro fare, o se no c'ho a lavorare più a un impiego, a una collettività, o... ma per essere agricoltore non si può fare capurchi. J'ai toujours vécu là, bon, j'étais le seul enfant, à part le week-end où ils montaient mes cousins et quelques jeunes au village, mais sinon j'étais toujours seul. Et du coup, je suis né là et j'ai toujours été avec mon père, j'ai toujours été au milieu des cochons, avec les chiens, au milieu des vaches, dans le maquis. J'ai toujours vécu là, je suis allé au collège ici à Sainte-Marie, à l'école à Tsigavo. Et bon, après au lycée, je suis allé à Ajaccio, j'étais à l'internat. Je suis monté à Corté, j'ai fait 2 ans, mais ça ne m'a pas trop plu. Et donc je suis redescendu à 19 ans et j'ai commencé à travailler avec mon père. Donc là, maintenant, ça fait 3 ans. Mon but, c'est de continuer à travailler avec mon père, de pouvoir reprendre l'exploitation et, si possible, d'évoluer. Bien que pour l'instant, on est quand même assez bien lotis ici. Oui, la spité, ça ride. Oui, qui c'est sûr, siamo più contenti. Hein? Les gars vont travailler comme viol. In più, bon, penso che da apportare qualcosa di nuovo, perché, bon, mica che travaille all'antica, ma travaille un come epoca, è da apportare sicuramente qualcosa. Faccio 60 anni che sono qui, eh? Perché non siete mica originari da qui? No, sono di qua. Quando sono giunta c'era mor di mondo, stavano, ma i casi sono più, non c'è quasi più niente. A volte qui giungono a giocare i zetti in una ventena, giocano tutti qui in questa piazza. C'è una parte della famiglia, diciamo. Sì, c'è un mio figliolo che sta qui. Tengo una figliola che è in Aiaccio, tengo una figliola che è in Bastia, tengo i miei figlioli che vengono. Voilà, sono mica sola, ho mio nipote, Dominique. Ce qui fait une particularité à Zevaco par rapport aux autres, c'est qu'on a beaucoup d'actifs. Bon, indépendamment de ces personnes qui arrivent, qui sont en télétravail, bon, il y a une mimier qui est charcutier, il y a 3 charcutiers au village qui vivent de ça, donc c'est quand même à signaler, c'est pas le cas de tous les villages. Il y a 3 apiculteurs. Bon, qui ne vivent pas de ça, mais c'est une activité qui est assez importante pour le village. On a une confiserie, c'est une dame qui fait des marrons glacés et des confitures. On a une ferme auberge, donc pour un village de 50 habitants, ça fait pas mal quand même, je pense. Donc l'un dans l'autre, même si on est très bien touché par la désertification, je pense qu'on s'en sort pas mal, quoi.